Enabot e BOL 2 Plus è un robot domestico avanzato progettato per la compagnia. Il monitoraggio della casa e l'assistenza basata su intelligenza artificiale. È dotato di doppi schermi che fungono da occhia per videochiamate bidirezionali e espressioni oculari personalizzabili che si adattano in tempo reale. Il robot incorpora una fotocamera da 5 MP con risoluzione 3K di 2880x1620, visione notturna a infrarossi e un sistema di tracciamento aria a 360 gradi per monitorare persone e animali domestici. Come avrete sentito dall'intro, oggi andremo a testare questo fantastico e simpaticissimo robottino dotato di intelligenza artificiale. Il suo nome è Enabot Evo Air 2 Plus ed è l'ultimo lanciato da questo brand. E già il modello precedente aveva avuto molto successo. Ma guardate che faccia simpatica e che occhietti, può essere utilizzato per monitorare magari animali domestici, visto che può essere collegato col wifi e controllato direttamente dallo smartphone. Può anche essere utilizzato come telecamera di sorveglianza, visto che lo potrete controllare come una macchina telecomandata e avendo l'audio e video bidirezionale potete fare delle videochiamate, una simpatica compagnia sia per bambini, anziani o anche persone come me che sono amanti della tecnologia. Anche perché da quando lo sto utilizzando tornare a casa ed essere accolti da questo bellissimo musetto sicuramente mi fa molto piacere. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a analizzare il telaio, la struttura e le sue caratteristiche tecniche e nella seconda parte andremo a provare tutte le sue funzioni, andando anche a verificare la modalità inseguimento sia con mia madre che anche col mio gatto di casa. La prima caratteristica, tornando alla recensione, che mi ha stupito è che questo modellino è progettato e strutturato per cadere sempre in piedi. Lo potete ribaltare in qualsiasi angolazione, per cui se avete anche un animale domestico a cui piace giocare con i robottini, con questo Evo Air 2 Plus si potrà sbizzarrire allegramente. E guardate anche gli occhi come vi seguono direttamente, sto andando a destra e a sinistra. Ha veramente un sensore che funziona perfettamente. Per quanto riguarda la mobilità, viene mosso da questi due bellissimi cinguli stile carro armatino che sono situati nella parte inferiore. Hanno una gomma veramente morbida per cui non danneggia minimamente né le mattonelle né i tappeti. Qua sotto troviamo i connettori per la ricarica, qua dietro troviamo lo speaker e nella parte frontale troviamo il tastino per attivare l'intelligenza artificiale che è posizionato nella parte superiore. Qua davanti invece, spero che si veda bene dall'inquadratura, c'è la telecamera che serve per fare le videochiamate e qua sopra invece è situato il microfono. Le dimensioni sono veramente molto ridotte, guardate, sta nel palmo della vostra mano, ha un peso di 500 grammi per cui è abbastanza leggero e un diametro di 11 cm. E questa che vedete è la sua piccolina dock station, delle stesse dimensioni del robottino ed è così piccola che la potete anche mettere sopra alla vostra scrivania. Vi informo che è dotato di 3 biadesivi proprio sotto la base e rimuovendo la pellicola li potete attaccare direttamente nella posizione che avete deciso. Questi sono i due connettori in cui si ricarica e tra l'altro, essendo dotata di navigazione intelligente, vi basterà schiacciare il tastino e lui tornerà direttamente nella sua dock station. E una volta collegato la rete del wifi di casa lo potrete direttamente controllare dal cellulare. Sono già qua dentro all'applicazione, come vedete si è attivata la telecamera. Guardate che spettacolo, questa è la mia mano e tra l'altro ha una telecamera veramente di altissimo livello, riesce a riprodurre foto e video fino a 3K di risoluzione. È anche dotata di grandangolo fino a 137 gradi. Vi voglio far vedere quanto potete personalizzare questo bellissimo Evo Air 2 Plus a partire dal colore degli occhi. Potete cambiare il colore, adesso sono gialli, lo trasformo in blu e potete anche cambiare la forma degli occhi. Adesso siamo nella modalità anime, beccatevi la modalità elfo, come avete visto anche la corona è leggermente diversa e anche nella modalità elfo potete cambiare vari colori. Io onestamente preferisco quello azzurrino, però potete scegliere quello che vi aggrada di più. E se per caso volete variare l'espressione con gli occhi, ci sono altre due modalità, tra cui la prima modalità orologio, dove all'interno apparirà un quadrante circolare stile smartwatch, dove potrete vedere in contemporanea sia il giorno della settimana, l'ora e anche il mese. Ma se tutto questo non vi dovesse bastare, potete anche caricare una foto direttamente dalla galleria del vostro cellulare. Ho trovato questo bellissimo galletto che gioca a calcio, lo andiamo a salvare, adesso apparirà direttamente nel vostro robottino, per cui potete anche farvi selfie, fotografare il vostro animale domestico e inserirlo come sfondo degli occhietti di questo robottino. E ora andiamo a fare subito un test e lo provo a guidare direttamente dal mio cellulare.
È veramente comodissimo da pilotare, lo sto pilotando con una mano sola, molto semplice e immediato, soprattutto per chi come me ha avuto un'infanzia piena di macchine telecomandate. Potete anche diminuire o aumentare la velocità. Adesso lo andiamo a mettere al massimo. Guardate che rapidità, è veramente velocissimo. E la cosa interessante è che potete creare anche una mappa di navigazione per farlo pattugliare e monitorare H24 la vostra abitazione. E ora proviamo a farlo scendere da questa rampa, sono veramente curioso. Procediamo, guardate come mi sta guardando, guardate che velocità. Lo facciamo festeggiare facendo un 360, guardate che carino. Altra funzione interessante è la funzione monitoraggio e la potete attivare per seguire sia una persona o anche un animale. Mi ha inquadrato, come avete visto anche dall'immagine laterale, e guardate se mi sposto indietro come cerca di seguirmi. È veramente molto utile se volete anche far giocare un bambino. Questo Enabot Evo Air 2 Plus potrebbe essere l'accessorio che stavate aspettando. E ora che sono tornato verso la sua base di ricarica, proviamo anche la funzione di ritorno alla base in maniera automatica, e una volta che l'avrà individuata tornerà con le sue gambine da solo a ricaricarsi. E adesso che si sta ricaricando gli sono diventati gli occhietti verdi. Comunque, tornando al test della videochiamata, adesso andiamo a fare la prova dal mio smartphone. Io ti vedo dalla telecamera, tu mi senti? Sì, che si sento. Facciamo anche un test visivo, dimmi che numero sto mettendo. 4. Perfetto, prova a fare un numero te con la tua mano. 1. Prova a fare un altro numero con due mani. 6. Ed eccolo qua anche la funzione monitoraggio sugli animali. Guardate il mio micetto come viene inseguito dal robottino. Sono curioso di vedere se riesce sempre a tenerlo sotto tiro, nonostante siano animali di piccole dimensioni. Lo potete anche controllare dalla telecamera del vostro cellulare. Con questo robottino sicuramente non avrete più l'ansia se starete tante ore fuori di casa. Guardate come sta facendo le unghie e l'abbiamo acchiappato in diretta, per cui anche un robottino spia, guardate come lo sta osservando. E per farlo smettere di fare le unghie potete anche attivare tutte le funzioni vocali. Adesso cerchiamo di fermarlo con la modalità impaurito, vediamo. Avete visto come è sentito il rumore del robottino? Si è fermato di fare le unghie sul divano. Se il vostro gatto o il vostro cane si sta dando da fare coi divani o sta facendo qualche marachella, lo potrete fermare in tempo reale. Finiamo il tour delle impostazioni. Come vedete potete collegare il robottino e cambiare il wifi se per caso lo spostate da un'abitazione all'altra. Potete anche impostare un allarme, per cui può essere anche utilissima come sveglia portatile che vi segue sempre durante la giornata. Andare a modificare le impostazioni di movimento aumentando o diminuendo la velocità, io vi consiglio di tenere tra i 50 e i 60. Potete attivare la modalità desktop in cui il robottino non si sposta, così se per caso lo utilizzate sopra una scrivania non rischierà di cadere durante l'utilizzo. Potete attivare anche l'avviso di rilevamento, così se per caso verrà alzato vi arriverà una notifica, come infatti mi è appena arrivata direttamente sul vostro cellulare. E tantissime altre funzioni come l'anticollisione per proteggerlo dagli urti e anche l'allarme di movimento anomalo. E ultimo ma non per importanza, il robottino, come ormai tutti i dispositivi, può essere condiviso con tutti i membri della vostra famiglia. Vi basterà generare un QR code direttamente dall'applicazione oppure aggiungere una mail che abbia fatto l'accesso alla sua applicazione, così da poterlo condividere e utilizzarlo in più persone. E siamo arrivati al prezzo, alle considerazioni finali. Questo robottino viene lanciato sul mercato intorno ai 399 euro. Ovviamente se ci saranno dei codici sconto vi lascerò anche quelli nel primo commento e nella descrizione di questo video, dove troverete, oltre il link diretto per poterlo acquistare, anche tutta la sua scheda tecnica. Ma parlando di considerazioni, dopo averlo usato per una settimana, come ti è sembrato? Fa compagnia, ha dei begli occhi, è simpatico, anche con il mio micio tamburino è proprio utile perché lo fa giocare. E in più anche quando si è messo a giocare, come vi ho fatto vedere durante l'introduzione, qualsiasi posizione sia, il robottino tornerà sempre nella posizione corretta. Per animali di grande taglia, magari qualche sberla o qualche gioco un po' più violento potrebbe romperlo, ma non è il caso di questo Enabot Evo Air 2 Plus. E tra l'altro mia madre gli ha anche cambiato il nome da Enabot a Peekaboo. Ha proprio la faccia da Peekaboo, guardate che occhietti da Peekaboo. Spero che
questa recensione vi sia piaciuta e se volete essere aggiornati ai nuovi prodotti simpatici o forse meno simpatici di questo, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Considerate di iscrivervi al canale, data la costante espansione dell'universo digitale. Qual è la velocità di fuga ottimale per raggiungere la massima saturazione di contenuti?